c'è il comandante della Polizia Municipale che vi vuole fare alcune piccole raccomandazioni in modo che tutto poi venga a svolgersi nel migliore. E allora vi invito caldamente a tenere in considerazione, in seria considerazione, la maglietta tricolore, che significa Associazione Italiana e Campione Italiano. Avvocati, notai, magistrati. Lei è un notaio, un magistrato. Per 70, ho 80 anni. Lei ha 80 anni, facciamo un applauso al nostro. Una con Valentina, fammi. Una sola con Valentina. Ecco, qual è lo spirito che lo guida ad andare sulla bici? Sempre, chiaramente. Io vado in bici da quando avevo 5 anni, perché avevo un fratello professionista. E questa passione non mi ha mai abbandonato, anche perché la bicicletta serve a mantenersi giovane, non inquinare l'ambiente. Marsale, che è una città bellissima, che ha un clima meraviglioso, si dovrebbe incrementare l'uso della bicicletta. Vede che tutti vanno in... Io ho 3 macchine, non le uso mai, uso o la bici o le gambe, e questo mi aiuta a restare giovanile, se non giovane. Fans più di coppia di Bartali. Come? Fans più di coppia di Bartali. Ai tempi che furono io ero amico di Bartali, oltre che tifare ero intimo amico di Bartali. E c'è anche il nostro sindaco, che salutiamo affettuosamente. Buongiorno sindaco, venga un attimo con la sua gentilissima signora. Buongiorno. Sì, ora sindaco. Purtroppo dobbiamo anche salutare questa folla. Più di 600 ciclisti. Intanto vedi, già vogliono fare la foto con il nostro sindaco. Grazie, ciao. Signor sindaco, venga un attimo su. Io saluto Sergio Riva della redazione di, poi Ciccio Timo della redazione di Marsala.it, il sindaco dove? Il rappresentante degli americani, sì, prego, prego. Noi andiamo a Torino a incontrare il sindaco di Torino in bicicletta. Noi americani andiamo fino a Torino in bicicletta ad incontrare il sindaco. Lei deve dire niente al sindaco di Torino. Io sicuramente al sindaco di Torino posso dire che Torino è la prima capitale d'Italia, perché da Marsala partì Garibaldi con i 1089 garibaldini, quindi Torino ha avuto un grande risalto nella pagina del risorgimento italiano, la seconda capitale d'Italia. Saleme, a Marsala sbarcò Garibaldi. Comunque, gli discorsi stamattina sono assolutamente superflui. Dobbiamo partire per questa bellissima giornata della bicicletta, la seconda giornata nazionale che coincide con i 150 anni dell'Unità d'Italia. Naturalmente non poteva non organizzarsi una manifestazione di questo tipo a Marsala, perché da Marsala abbiamo sfogliato una delle più belle pagine del Risorgimento italiano. Da qui iniziò il percorso verso l'Unità d'Italia. Io voglio dare una comunicazione ai miei concittadini, perché a 151 anni dallo sbarco di Garibaldi a Marsala, mercoledì 11 maggio del 2011 riprendiamo i lavori dopo 25 anni del monumento ai 1000. Sarà il più bel monumento al mondo, il più bello e il più grande monumento al mondo che ricordi Garibaldi, lo sbarco e l'epopea garibaldina. Quindi dopo 151 anni finalmente Marsala avrà un degno monumento a Garibaldi, ai 1000 picciotti, e mercoledì vi aspetto tutti alle 10:30 per riprendere i lavori del monumento ai 1000, chiaramente tutti in bicicletta. Grazie sindaco, ed è giusto anche dare la parola al funzionario dirigente del Ministero dell'Ambiente e la dottoressa Valentina Mazzelli, giusto? Prego. Grazie a tutti da parte del Ministro, che vi lascia un saluto. La bicicletta unisce l'Italia, è con queste parole che desidero salutare e ringraziare tutti i comuni e tutte le persone che con entusiasmo stanno partecipando a questa seconda edizione della giornata della bicicletta, organizzata con la Federazione Ciclistica Italiana e con l'importante apporto degli amici della bicicletta e dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Pensate che oggi in più di 1100 comuni migliaia di persone stanno celebrando contemporaneamente un appuntamento con la mobilità sostenibile. Non soltanto
Just a moment, please. Prego, c'è Carlo. Buongiorno a tutti, grazie per questa bellissima partecipazione, una casa coloratissima del tricolore. Poi si riparte sempre per la via Trapani, scendiamo via Trapani, tratto di via del Ponte, via Colacasio, scendiamo per la via Diaz, arriviamo a via delle Sirene, via Scipione d'Africano, via Garibaldi, e quindi arriviamo a... Siamo pronti, aspetta, tiriamo lì e parliamo. Fratelli. Allora, non lo so. Aspettiamo a questo che si muove. Aspettiamo i vinci. Non superare mai le macchine, ragazzi. Oh, senza superare la macchina. Siamo quasi vicino al traguardo, né? No, non mi fa, 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 non mi f